Il professor Michele Iammarino, che è il dirigente scolastico o, come si diceva un tempo, il preside dell'Omnicomprensivo di Remedello negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Noi ovviamente lo so che invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e i messaggi Telegram è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709, poi ancora... dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. E poi salutiamo anche chi ci ascolta in DAB da province magari più lontane, eccetera. Allora, oggi abbiamo un tema che è di estrema attualità e di estrema importanza, perché è ormai dimostrato che quando si sceglie un orientamento sbagliato si va incontro a un naufragio, a un insuccesso. Cioè bisogna praticamente studiare, scegliere un indirizzo di studi consono alle proprie, non capacità, perché poi l'intelligenza più o meno ce l'abbiamo tutti, ma alle proprie aspettative, ai propri gusti, possiamo dire? Esatto. Fondamentalmente. Io odio la matematica, non mi vado a iscrivere a fisica, per esempio, che è piena di matematica. Esattamente. Ecco, sì, il concetto odio le lingue, non vado a fare lingue, ecco, punto. Un discorso di questo tipo. Il concetto è quello. Intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Siamo in prossimità, diciamo così, del momento topico per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che sono in classe terza, della scelta della scuola secondaria di secondo grado, quindi della scuola superiore. Non è ancora uscita la circolare sulle iscrizioni, che di solito esce a fine novembre. Siamo in attesa proprio a giorni dell'uscita di questa circolare, e il periodo per le iscrizioni è il mese di gennaio. L'anno scorso le iscrizioni si sono tenute dal 9 al 30, penso che quest'anno più o meno le date saranno quelle, e quindi è un momento importante per i ragazzi, perché devono scegliere appunto il loro futuro e devono capire qual è la scuola che loro preferiscono nel mondo delle superiori, partendo da quelle che sono le loro inclinazioni e i loro interessi. Diciamo sempre alle famiglie, anche ai ragazzi che si accingono appunto a compiere questa scelta, di partire dal principio di realtà, cioè a dire: è vero, cioè non è tanto facile proiettarsi da qui a quando saranno grandi i ragazzi, perché hanno 13-14 anni, però una cosa sicuramente si può fare oggi, e cioè dire: come affronta mio figlio, il mio ragazzo, la mia ragazza, come affronta la scuola oggi? Studia? Quanto tempo dedica allo studio? È autonomo nello studio? Riesce a gestirsi a scuola? Che tipo di risultati ottiene a scuola oggi? E quindi com'è il suo rapporto con la scuola in generale? E quindi, partendo dal principio di realtà, chiaramente poi proiettarsi verso quello che è una scelta che è sicuramente impegnativa per la vita, e che comunque non è una scelta definitiva, perché lo ricordiamo che a gennaio ci sono le preiscrizioni che poi vanno confermate a giugno, ma poi quando si comincia la frequenza della scuola secondaria superiore è sempre possibile accedere alle passerelle, cosiddette passerelle, per il riorientamento. Quindi laddove un ragazzo dovesse essersi reso conto di non aver scelto la scuola, o meglio, avendo cominciato la frequenza, si accorge che la scuola che sta frequentando non è quella che era, incontrava le sue aspettative, chiaramente può chiedere un riorientamento, sicuramente entro il mese di novembre, ma poi anche nei mesi successivi, ecco. Noi da questo punto di vista come scuola siamo aperti e disponibili, seguiamo i ragazzi che quest'anno per esempio sono in prima superiore e che stanno seguendo il loro percorso di inserimento, e laddove ci sono delle situazioni un po' critiche il consiglio di classe interviene tempestivamente, lo comunica al dirigente scolastico attraverso il coordinatore di classe, e poi si avvia con la famiglia un percorso appunto di orientamento o riorientamento a seconda, ecco, dei casi, per capire quale poi potrebbe essere la strada giusta per poter cambiare indirizzo tempestivamente. Ecco, possiamo dire che comunque, a fare gli auguri ai ragazzi che adesso saranno a scuola, a parte quelli che marinano la scuola, non penso ci stiano ascoltando, però insomma... No, quelli che marinano non ce ne sono più, perché da quando è in funzione del registro elettronico praticamente il fenomeno si è azzerato. E questa è un'ingiustizia, perché lei è professore preside, noi siamo rimasti dalla parte dei ragazzi, non abbiamo mai fatto il salto della cattedra. Guarda che una bigiata,
è anche educativa, tutto sommato, perché purtroppo oggi non è più possibile. Apprendi il bisogna rischio. Mettersi d'accordo con i genitori e dire guardate, io domani non voglio andare a scuola, adesso accade così. Vabbè, allora, per quanto riguarda, ecco, riorientamento, quindi entro novembre praticamente non si perde l'anno, perché la grossa paura è questa. Esatto, entro il mese di novembre è possibile, comunque, ripeto, verificare. È chiaro che poi bisogna trovare un'opzione B, nel senso che bisogna cercare un indirizzo che sia più confacente agli interessi, alle attitudini dei ragazzi, e quindi non sempre questo è facile, bisogna cercare un percorso, ecco. Certo. E lo si cerca insieme con le famiglie e con i ragazzi, ovviamente. Certo. Certamente. E una cosa anche, magari ci sono dei ragazzi e dei genitori di ragazzi che sono un po' reticenti all'idea di cambiare indirizzo, perché dicono ma ormai è entrato in quella classe, come fa a affrontare? Possiamo dire che i ragazzi si adattano anche fino a qualcosa dopo i 20 anni, nel giro di una settimana? Sì, esatto, assolutamente. La cosa più importante, a parte qualche caso magari di problematiche relazionali che possono avere i ragazzi e che magari sono anche certificate, di solito i ragazzi si inseriscono molto facilmente nella vita scolastica. La cosa più importante, secondo me, secondo il mio parere, per quella che è la mia esperienza, è che loro possano trovare, diciamo così, il contesto che li accoglie meglio e che mette a frutto quelli che sono i loro interessi e le loro aspettative. E laddove loro capiscono che stanno facendo un percorso che li gratifica e che incontra appunto il loro interesse, poi dopo tutto il resto, diciamo, viene di conseguenza quasi naturalmente, ecco. Certo. Le relazioni si ricostruiscono i rapporti con gli insegnanti, perché comunque il ragazzo parte da un dato che lo motiva. E possiamo dire anche questo, perché lei è il dirigente scolastico dell'Istituto Bonsignori di Remedello. Sì. Che non ci sono scuole studiate per far diventare ignoranti, nel senso che tutte le scuole, se tu le fai bene, ti preparano. Assolutamente. Mi viene in mente un personaggio a lei non lontano, perché era Di Chieti, per esempio, che era laureato in filosofia e diventò il capo della Fiat, per esempio, no? Che era un certo Sergio Marchionne, ecco, per esempio. Per cui appunto studia bene che comunque sarai preparato, cioè questo. Assolutamente sì, costruire le competenze è la cosa più importante, e fare in modo che i ragazzi abbiano un bagaglio solido, non solo di competenze ma anche di conoscenze, per poter affrontare poi il mondo del lavoro, che è sempre più complesso. Se posso entrare in questa tematica, noi come istituto tecnico a indirizzo scientifico tecnologico, perché l'omnicomprensivo che dirigo appunto è un istituto tecnico a indirizzo scientifico tecnologico, il mondo del lavoro con cui noi siamo sempre più in contatto ci chiede tecnici, chiede soprattutto operai specializzati e chiede soprattutto formazione. Ci stiamo attivando con alcune aziende per attivare per esempio degli ITS, che sono gli istituti tecnici superiori post diploma, che prevedono un percorso di circa 2000 ore, di cui una buona parte in attività di, diciamo così, direttamente pratica, direttamente in azienda, e poi altre ore di studio teorico. E gli ITS, appunto Academy, sono quei percorsi post diploma che consentono poi alle aziende di formare i ragazzi per quello che serve poi nell'attività produttiva diretta. Benissimo. E questa è sicuramente un'esperienza interessante. Il rapporto con le aziende per noi, soprattutto in funzione orientativa per i ragazzi che poi arrivano al quarto anno, al quinto anno, ma anche al terzo anno, è un rapporto sempre più stringente che stiamo cercando di tenere. Proprio domani ho le classi terze dell'indirizzo ITIS, che visiteranno un'importante azienda del territorio di Visano, appunto per conoscere la realtà produttiva del territorio e avviare possibilmente dei percorsi anche di PCTO, ma poi anche in funzione orientativa capire quali sono i ragazzi che eventualmente sono interessati a inserirsi poi nel mondo del lavoro. Poi stiamo facendo altre iniziative con altre aziende che vengono a presentare ai ragazzi di quarta e quinta proprio la loro, diciamo così, il loro mondo produttivo, per favorire il loro inserimento non soltanto attraverso il PCTO ma anche poi nel percorso successivo post diploma. Ecco, quindi questo è un rapporto sempre più importante, ma qui ci stiamo proiettando verso l'orientamento
a quello che è il post diploma, certo. Mentre prima parlavamo dell'orientamento dei ragazzi della secondaria di primo grado. Però ecco, sì, sì, giusto, però vero è che normalmente un ragazzino già da bambino ha un po' una vaga idea di quello che farà da grande, cioè la classica domanda: cosa farai da grande? Il bambino ti dice ancora il pilota, l'astronauta, eccetera. Poi però in linea di massima, quando è alle medie, come si chiamava, sì, una volta, le medie, appunto secondaria di primo grado, no? Adesso secondaria di primo grado, sì. Ecco, già ha una idea di quello che gli piacerebbe. Molti sì, ci sono però alcuni casi, adesso non riuscirei a fare una percentuale, diciamo un 10-20% di ragazzi che comunque sono disorientati, o meglio non orientati bene, e questo rappresenta ancora un problema. Quello che ricordiamo sempre alle famiglie e anche ai ragazzi della secondaria di primo grado è di seguire il consiglio orientativo, ecco, del consiglio di classe. Per esempio nella scuola secondaria di primo grado che dirigo io a Remedello, perché noi siamo un istituto omnicomprensivo che al suo interno non ha solo le scuole superiori, ma abbiamo anche la scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Nella scuola secondaria di primo grado, proprio la settimana prossima, consegneremo alle famiglie, dopo un percorso di condivisione, il consiglio orientativo, attraverso anche un commento che fanno gli insegnanti con le famiglie, per confrontarsi e scegliere insieme e concordare insieme qual è il percorso migliore per i ragazzi. Cioè magari uno non se ne, il ragazzino non se ne accorge neanche, ma magari è particolarmente bravo in una materia e... Sì, sono poi gli insegnanti che ovviamente orientano i ragazzi. Loro svolgono tutto un percorso nei primi mesi dell'anno scolastico, partecipano agli open day. Ma orientamento non è solo partecipare agli open day e conoscere il mondo della scuola, che sicuramente è una cosa importante, ma svolgono anche un percorso di autoconsapevolezza, di conoscenza di sé, per capire quali sono le attitudini e gli interessi prevalenti. Una cosa che sicuramente i ragazzi, diciamo già a 13 anni, riescono a stabilire, per esempio, se se la sentono di proseguire gli studi all'università, e quindi già a 13-14 anni hanno un'idea di quello che poi sarebbe il percorso successivo. E quindi chi già sa che, per esempio, non vuole andare all'università, non se la sente di proseguire gli studi fino a 23, 24, 25 anni, è sconsigliabile che si orienti verso i licei, chiaramente. Certo, certamente. Ma si orienti verso gli indirizzi più professionali, tecnici. E qua, professore, entrerà un discorso adesso particolare, che è quello della figura del tutor, perché una volta diciamo che c'era un passaggio drastico, adesso sarà meno drastico. Ma lo vediamo tra poco con il professor Michele Iammarino, dirigente scolastico dell'Istituto Bonsignori Omnicomprensivo Bonsignori di Remedello. Ci troviamo tra un paio di minuti. Con il professor Michele Iammarino, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Bonsignori di Remedello, il omnicomprensivo di Remedello. Noi le diamo un'anticipazione perché ce l'ha detto il sindaco. Lei lo sa che stanno aprendo il micronido, che dovrebbe essere inserito poi nel. Quindi avrà anche i bimbi proprio piccoli. Sì, sì, è un progetto che sta venendo alla luce, appunto, proprio parlando di bambini, attraverso i fondi del PNRR che stiamo cercando di mettere a punto. Vedremo nei prossimi mesi, ecco. Benissimo. Come realizzarlo, poi come metterlo a terra, come si dice. Allora, le fanno i complimenti il professor Iammarino. Il Bonsignore è sempre stato il numero uno degli istituti, grazie a lei si perfeziona sempre di più. Vede che questo è una... Sì, è un complimento che... Sì, ringrazio ovviamente per il complimento, ma devo ricordare che come dirigente scolastico non sono da solo. Ho tantissimi collaboratori, soprattutto le mie collaboratrici vicarie che mi supportano, e da solo non riuscirei a fare assolutamente niente. Ho un ufficio tecnico molto valido che mi supporta nelle scelte, nelle acquisizioni, perché da noi i laboratori sono importanti e fondamentali. Ho anche un ufficio di segreteria dove ho delle persone fortunatamente che sono disponibili e che lavorano diuturnamente praticamente, al contrario di quello che si pensa, che in segreteria non si faccia niente. In realtà il lavoro di segreteria è molto complicato e molto complesso. Ho un direttore amministrativo che è stato nominato adesso a ottobre e che si sta inserendo, insomma, sta svolgendo il suo lavoro amministrativo contabile, che è un lavoro molto importante e delicato, per cui ringrazio per i complimenti, ma non sono l'uomo solo al comando, ma anzi ho una squadra
diciamo così, che mi affianca e mi supporta, e senza della quale sicuramente i risultati non arriverebbero. Allora dice: io mi sono diplomato al Bonsignori e mio figlio viene a scuola da lei e si trova bene. Vedi, un'altra testimonianza. Bene, mi fa piacere. Di questo tipo, una cosa che mi piacerebbe parlare a lungo per chiederle come sono cambiate le marachelle, per esempio, che fanno gli alunni, perché mi veniva in mente il micronido, quantomeno, siccome il preside si deve anche occupare dell'aspetto disciplinare, i bambini di pochi mesi presumo che non le creeranno problemi, almeno questo. Anche se comunque vanno sempre seguiti, anche i bambini della scuola dell'infanzia devono essere seguiti sempre, il rapporto con la famiglia è fondamentale, e lo diciamo sempre, si parla sempre di alleanza scuola-famiglia, e il rapporto di stima reciproca e fiducia fra genitori e scuola è fondamentale. Laddove non c'è questo rapporto, certo, il progetto non si costruisce, si azzoppa, diciamo così, per cui anche la crescita dei bambini e poi dei ragazzi ne risente, ovviamente. Comunque, buon signori, dalla culla all'azienda praticamente diventerà. Allora, praticamente sì. andiamo avanti. Ecco, si stava parlando di questa riforma del sistema orientativo. Una volta, per esempio, lei parlava di chi va all'università, posto che anche chi si diploma al Bonsignori può fare l'università, ovviamente. Una volta c'era questo stacco drastico, cioè dalla classe con i professori che ti seguivano, che bene o male ti controllavano se facevi i compiti, se non li facevi, se studiavi o non studiavi. Passavi all'università e ti trovavi in un mare magno sconosciuto. Poi dopo hanno messo la figura del tutor. Adesso però arriva anche da voi, giusto? Sì, è stata introdotta con i fondi del PNRR nel dicembre dello scorso anno una norma sono state emanate le linee guida per l'orientamento, che prevedono alla secondaria di primo grado e nel biennio della scuola secondaria superiore la realizzazione da parte dei consigli di classe di 30 ore di moduli orientativi. A partire da quest'anno scolastico, quindi 23-24, poi per le classi invece del triennio della secondaria di secondo grado, è stata introdotta, oltre al modulo di 30 ore orientativo, è stata introdotta la figura del tutor, come diceva lei giustamente, dell'orientamento, che nel triennio si occupa di seguire un gruppo di studenti che gli viene affidato e che lo accompagna nell'elaborazione del proprio percorso, elaborazione e rielaborazione del proprio percorso, e soprattutto nella compilazione del cosiddetto e-portfolio, che è un documento che digitale, quindi non è cartaceo, che raccoglie tutte le esperienze che i ragazzi hanno compiuto nel corso del terzo, quarto e quinto anno di scuola secondaria superiore. All'interno dell'e-portfolio poi il ragazzo per ogni anno scolastico sceglierà quello che lui considera il suo capolavoro, no? Da poter inserire all'interno del documento in funzione proprio orientativa. Oltre a questo, naturalmente, poi rimane l'importante aspetto della compilazione del curriculum dello studente, che poi andrà a completare il corredo di documentazione che verrà presentata alla commissione durante lo svolgimento degli esami di Stato al termine della secondaria di secondo grado. Quindi sicuramente è una riforma complessa, importante, e tutte le scuole, gli istituti superiori, ma anche le scuole secondarie di primo grado, sono chiamate in questo periodo a rielaborare il curriculum e a inserire nel curriculum, appunto, un curriculum per l'orientamento, e dobbiamo modificare anche ovviamente il piano triennale dell'offerta formativa, che al suo interno deve contenere appunto il curriculum rivisto dal Collegio dei Docenti. Noi stiamo in questo periodo proprio lavorando a questo come Collegio dei Docenti, sia della secondaria di primo che della secondaria di secondo grado, appunto per arrivare a predisporre questo curriculum dove vengono previste le attività che vengono realizzate nei moduli di 30 ore di cui parlavo prima e che ciascun consiglio di classe è tenuto a realizzare nell'arco dell'anno. Le attività che vengono realizzate in questi moduli non sono valutate, quindi non c'è una valutazione, come accade per esempio per educazione civica, ma sono attività che più che altro prevedono una autovalutazione da parte del ragazzo, che deve così, proprio in funzione orientativa, capire se il percorso che lui sta compiendo è quello adatto alle sue aspettative, ai suoi interessi, e soprattutto se è adatto all'impegno poi ovviamente che viene speso nell'attività didattica quotidiana. La figura del tutor per adesso, quindi, come dicevo, è stata introdotta solo nel triennio della secondaria superiore. Sembra, ma non abbiamo ancora, diciamo, notizie ufficiali di questo, per cui non sono ancora uscite, non è ancora uscita la normativa in materia, che la figura del tutor verrà introdotta a partire dal prossimo anno scolastico anche alle medie, per capirci, secondaria di primo grado, e al biennio della scuola superiore.
In breve, diciamo. Okay. Ma il tutor chi è? È una figura esterna? È un insegnante, probabilmente? È un insegnante. È uno degli insegnanti del... Non necessariamente, noi ci siamo dati dei criteri ovviamente come collegio dei docenti, è ovvio che se il tutor è un docente del consiglio di classe, chiaramente questo facilita un po' le attività, ma non è detto, deve essere un docente comunque dell'istituto. L'altra cosa importante che volevo dire è che comunque la figura del tutor, diciamo così, serve e affianca l'alunno, come dicevo, nella compilazione dell'e-portfolio attraverso una piattaforma che è stata realizzata da parte del Ministero che si chiama Unica, e all'interno di questa piattaforma appunto le famiglie, i ragazzi e i docenti possono dialogare per arrivare a elaborare il loro percorso attraverso l'e-portfolio, il curriculum dello studente e il cosiddetto capolavoro di cui accennavo prima. Certo. E quindi questa piattaforma è importante, i genitori hanno l'accesso alla piattaforma e attraverso questa piattaforma, che deve essere comunque ancora implementata, perché al momento le attività che vengono caricate e che sono caricate sono quelle solo previste per il triennio della scuola secondaria superiore. Nei prossimi mesi verrà implementata tutta l'altra parte che riguarda, soprattutto a partire dal prossimo anno scolastico, tutta l'altra parte che riguarda la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Allora, abbiamo pochissimo tempo, quindi prego una risposta un po' standard, proprio per abbiamo anche dei messaggi da leggere. Non è che però le varie riforme tendano a far mettere un po' troppo becco i genitori nella carriera scolastica dei figli, e non me ne vogliono i genitori. Però quando si responsabilizzano i figli, mi viene in mente, adesso siamo sotto Natale, faranno vedere i vari film di Harry Potter, no? Per esempio, lo fanno tutti Natale ogni anno. Sì. Ecco, pensiamo a quei ragazzi che andavano in collegio e stavano là, i genitori non li vedevano anche per dei mesi, delle volte. Ora, non dico che quello sia il sistema giusto, però comunque erano un po' in qualche modo costretti a diventare grandi. Sì. Diciamo che l'equilibrio, abbiamo la mamma ovunque, la virtù sta sempre nel mezzo, nel senso che comunque è importante che i ragazzi vengano seguiti, perché al contrario di quello che si pensa, nei primi anni della scuola secondaria superiore non sono ancora completamente autonomi, vanno ancora seguiti, bisogna accompagnarli comunque, e i genitori, le famiglie devono, diciamo, proprio affiancare, sostenere i ragazzi, e noi verifichiamo che laddove c'è l'affiancamento da parte delle famiglie, laddove le famiglie sono presenti, il progetto riesce meglio, diciamo, funziona meglio, mentre laddove c'è un po' un'assenza da parte della famiglia o c'è un'incoerenza nelle figure educative, chiaramente poi il percorso ne risente, i ragazzi ne risentono. Allora, le leggo i messaggi. Professore, sono una mamma di Asola, quando posso avere un appuntamento per poter parlare con lei del futuro di mia figlia, perché è molto insicura. Dunque, se è la secondaria di primo grado, noi adesso abbiamo gli open day, ecco, ne approfitto per ricordare le date dei nostri open day. Certo. Ecco, avremo il prossimo open day sabato 16 dicembre, quindi imminente, alle ore 15 presso il nostro istituto in via Avis numero 5 lì a Remedello. Facciamo un'accoglienza con i genitori e poi i ragazzi visiteranno la scuola, quindi proprio scuola aperta. Ma mercoledì, cioè domani 6 dicembre, al pomeriggio i ragazzi parteciperanno a dei laboratori dei vari indirizzi del nostro istituto superiore, quindi informatica, telecomunicazioni, che sono le due articolazioni dell'ITIS, grafica e agrario, e potranno partecipare nel pomeriggio ad attività di laboratorio solo con i ragazzi, quindi i genitori lasciano i ragazzi e i ragazzi da solo svolgono due ore di attività dalle 14.30 alle 16.30. È possibile iscriversi facendo riferimento al nostro sito, che è www.omnicomprensivobonsignori.edu.it. E quindi se lì ci si può... in tempo Google e fate istituto Bonsignori. Sì, se scrivete Omnicomprensivo Bonsignori lo trovate su Google. E proprio domani c'è questa attività che io consiglio vivamente, perché consente ai ragazzi di toccare con mano le attività di laboratorio del nostro istituto e dei nostri indirizzi, e quindi i ragazzi capiscono se quelle attività possono interessarli oppure no, ecco. Certo. Quindi la mamma comunque ci può contattare, il numero di telefono è 030 957 227, chiede appuntamento col dirigente scolastico, io sono assolutamente disponibile. Allora, professor Iammarino, chi esce dal Bonsignori trova subito lavoro perché la preparazione è perfetta, le scrivono.
Poi sì, ancora, mio figlio lamenta una certa rigidità dei professori che pretendono il massimo, e sono d'accordo con i professori, però devo farlo capire anche a lui. E a quell'età non è semplice, lo capisco. Vabbè, infatti, scegliere un percorso non è facile, grazie a un colloquio con lei, il suo staff è molto contento della scelta fatta, grazie da parte di una mamma che ha seguito il consiglio formativo. Iammarina, professor Iammarina, dobbiamo sempre fare l'impossibile per il nostro istituto, bonsignori, un reme dell'ese. Bene, assolutamente. Poi, professor Iammarina, dobbiamo ampliare il bonsignori perché è importante ampliare. Allora, se posso approfittarne. Proprio il 25 settembre abbiamo inaugurato il nuovo plesso scolastico che accoglie 8-9 classi. Abbiamo nuovi spazi, laboratori che abbiamo arredato grazie ai fondi del PNRR, e quindi sì, l'idea è quella di allargarsi e di continuare il nostro percorso sicuramente. Poi, professor Iammarina, i complimenti sono anche al suo staff molto preparato che le dirige, dice Roberto. Verissimo. Il professore Preside le ha ringraziati. Per iscriversi è importante, però io vorrei avere la possibilità di interagire con il personale docente prima di tutto e magari con lei. Assolutamente disponibili. Abbiamo anche una casella dedicata sull'orientamento dove abbiamo degli insegnanti, in modo particolare la mia collaboratrice vicaria, professoressa Cogna, che ringrazio pubblicamente per la collaborazione, che è disponibile proprio a dei colloqui con i genitori per orientare i ragazzi e per rispondere alle domande, ai quesiti, e cercare e affiancare proprio nella scelta. Certo, sta dicendo cose interessantissime relative al tutor nella scuola, mi informerò di più, ma appunto ci sono i tutor per informare, per cui sì, è vero che questa, essendo una riforma nuova e che prende avvio proprio quest'anno scolastico, siamo tutti un po' impreparati, ci stiamo preparando, ci stiamo documentando, stiamo avviando questo percorso, e comunque con le famiglie abbiamo un rapporto sempre stretto per informarle su queste novità, ecco. Benissimo, allora noi ringraziamo tantissimo il professor Michele Iammarino, che è il preside, dirigente scolastico si dice adesso, dell'istituto omnicomprensivo Bonsignori di Remedello, e le facciamo gli auguri ovviamente. Grazie, auguri anche a voi, anche ai radioascoltatori, sia per il discorso dell'orientamento, quindi delle prossime iscrizioni che si apriranno nel mese di gennaio, e sia ovviamente per le festività natalizie. Auguri a tutti e grazie per questa ospitalità e per questo spazio importante per noi, per far conoscere la nostra offerta formativa e parlare un po' di scuola, che a noi fa sempre piacere. Grazie.